E bella a tutti ragazzi, Quarek che vi parla, bentornati in questo nuovo video di Salva il Mondo. Oggi siamo qui con un video che mi è stato chiesto praticamente ieri in live, e oggi è, visto che un giorno praticamente dopo la live, ho deciso di portarvelo apposta. Domani preparatevi, uscirà un video particolarissimo, infatti già alcune persone lo sanno già, perché hanno già visto le modifiche di una certa arma, di cui avevo già avvisato che avrei cambiato l'elemento. Per chi lo sa già, lo scriva sotto nei commenti di che arma sto parlando. Vi dico solo che è un mio progetto che ho da veramente tanto tempo ed è specialissimo. Ma il video di oggi lo è ancora di più. Infatti, ragazzi, abbiamo qui due armi di cui dobbiamo parlarne proprio bene, bene, bene. Infatti, il video di oggi è come perché le armi mitiche. E qui davanti a noi abbiamo ovviamente i due colossi principali che si utilizzano all'interno del re mitico. E sono anche le più importanti. Ho deciso di non andare a parlare degli altri tre, cioè la pistola, l'assalto e la spada, per il fatto che preferisco farvi vedere effettivamente qualcosa di utile, non qualcosa che tanto non vi servirà a nulla nel tempo. Quindi partiamo subito. La mano è importantissima come l'ira. L'ira serve per ovviamente i cristalli, la mano serve per il corno. E ognuna di queste armi, in base anche alla vostra build, deve avere determinati perk. Quindi, ragazzi, partiamo subito dall'ira. L'ira in questo caso, ovviamente, non potete farlo altro che in cuor lucente. Ovviamente ce l'abbiamo al 144, ma comunque se una persona la prende all'inizio e non la può ancora supercaricare al 130, però andiamo a vedere nel dettaglio i perk. Allora, ragazzi, in questo caso l'ira non c'è un problema di build dietro, nel senso che vediamo subito che abbiamo 5 perk, ma ecco, vedete, danno critico, ok, doppio danno critico è importante, perché se vi entra il danno critico, quindi ecco il colpo critico col cristallo, non è che ve lo one shotta, però ecco, gli fa veramente tantissimo, gli manca poco a esplodere. Poi elemento fisico, attenzione, non energia, perché assolutamente non c'è veramente confronto, il fisico è veramente potente. Poi abbiamo livello critico, ok? Vedete in fondo i danni? Perfetto, e da poco ho cambiato il perk. Prima avevo cadenza di tiro. Diciamo che, ecco, sotto un po' a scelta, ma se mettete danni, ecco, risulterà ovviamente più potente. Nel senso che prima, quando avevo cadenza di tiro, ovviamente faceva meno danni. Poi, ragazzi, abbiamo anche la mano. Ok, ragazzi, questa qui. E dipende un po' anche dalla vostra build. Adesso vi spiego perché io ad esempio utilizzo Lynx con i subwoofer. Vedete anche voi che dentro ecco, i perk dell'arma non c'è livello critico, perché alla fine con i subwoofer me lo creo. Abbiamo triplo danno critico, ok? Quindi praticamente ho molta più possibilità di ecco, avere questo danno critico. Ovviamente con subwoofer lo avete come? E velocità d'attacco. Attenzione però, attenzione, l'arma fatela in cuor lucente, sarà molto più veloce, però a differenza di quello a raggio solare farà meno danno. Infatti quella a raggio solare sarà, ecco, più potente di danno, ma sarà con una velocità ridotta rispetto a quella fatta in cuor lucente. Ovviamente non parlo solo di Lynx, ecco, parlo anche in generale di qualsiasi, ecco, tipo la build anche del soldato con Banshee, basta che abbia i sub in questo caso. E ovviamente, come vi ho detto prima, c'è anche la variante senza i sub, quindi adesso vi faccio vedere un esempio, nel senso, io la build che utilizzo con i sub, in questo caso è il ninja, potreste anche usare ovviamente il soldato, però vedete anche voi che abbiamo subwoofer che qui nella ribalta ci offre. Se non avessi questo eroe, ma avessi tutt'altro, ok? La build e questo, cioè, fate finta che è senza Queen. Sarà diverso, ovviamente, il percaggio della nostra Furia del Re. Infatti, sarà sempre comunque con i danni critici, in questo caso sempre ecco, un paio. Il livello critico, ragazzi, al posto di un danno critico, semplicemente. Quindi cambiate praticamente solo un perk e mettete un livello critico, e ovviamente la velocità d'attacco deve esserci sempre, e l'arma sempre in cuor lucente. Io l'ho fatta a raggio solare, fa più danno, vero, però la velocità è ridotta. C'è da dire che però con i subwoofer sono molto più veloce quando io vado comunque a picconare il corno, quindi in questo caso io la utilizzo per questo in raggio solare. Ma se voi non utilizzate i buffer,
mettetegli ovviamente il corlucente, mettetegli il livello critico al posto del danno critico. Queste qui ovviamente sono le uniche due che ho deciso di portarvi perché parlare della piaga e del razziatore e dell'assalto c'era poco da dire. Sono armi che non utilizza praticamente nessuno e quei pochi e le persone che lo utilizzano alla fine, ecco, volevo fare una roba che utilizzano tante persone, come anche io. Infatti io quando faccio insieme a voi il live utilizzo queste. Spero che questo video vi sia stato utile per capire in generale come andare a utilizzare queste armi, come percarle, con che build, in che modo, ecco, in base alla build, i perk, eccetera, eccetera. Ci vediamo stasera in live dalle 21:00-21:30, quindi dalle 9 alle 9:30 di stasera, su Twitch, al canale Righetti TV, quindi mi raccomando non mancate. Domani con un nuovo video alle 9 di mattina. Bella, regà, e grazie della visione.